Oltre alla festa della Repubblica, è anche la giornata mondiale di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. Quindi, per parlare di questa cosa, abbiamo al telefono Maria Vittoria Strappafelci, che è non solo un'artista, e l'avete conosciuta nelle puntate, qualche puntata fa con Alessandro De Gerardi, se lei impersonifica la contessa Olimpiade Olimpiade Vecchi, hanno vecchie, anche un come canale no, YouTube, certo. sì, hanno anche un canale YouTube, Alessandro De Gerardis Show, Alessandro De Gerardis ha questo canale YouTube dove fa questi siparietti molto divertenti con la sua compagna Maria Vittoria. Ma come Maurizio tu dici sul palcoscenico del Costanzo Show si va in scena la vita, così cerchiamo di fare anche qui, nel senso che Maria Vittoria è molto spiritosa, è molto simpatica, però ha anche un lato, come tutti noi, più serio, che oggi scopriamo insieme. Buongiorno Maria Vittoria. Buongiorno. Buongiorno Carlotta, buongiorno dottor Costanzo, buongiorno. Buongiorno. Ci Buongiorno, racconti di grazie questo di essere digiuno qui. dell'anima? Cos'è il digiuno dell'anima? Il digiuno dell'anima è un libro che ho scritto perché io ho vissuto nel tunnel dell'anoressia per 19 anni. Madonna, E, 19 sì, anni. una vita rubata, io dico sempre. Ne sono uscita fortunatamente, ma proprio perché ho avuto una grande forza per uscire da questo problema, perché veramente è un mostro che ti mangia l'anima e ti mangia il corpo. Io ero arrivata a pesare 34 kg e sono viva per miracolo, io dico sempre questo. Ci vuole una grande forza veramente per uscire da questo problema, da questo disturbo Maria alimentare. Vittoria, ci vuole una grande forza, ma immagino anche tu ti sia poi affidata a esperti che ti hanno aiutata in questo percorso. Esatto, sì, io sono arrivata al punto di essere consapevole comunque di avere un problema, perché se una persona non è consapevole di soffrire di un disturbo alimentare è Certo. inutile intraprendere percorsi. Io purtroppo ho dovuto toccare il fondo, prendere appunto consapevolezza di essere una persona malata e intraprendere un percorso di terapia. Io infatti mi sono curata all'AIDAP di Roma. Ho fatto il mio percorso per 5 anni, veramente 5 anni tosti, tosti. Ho lavorato Immagino. tantissimo su me stessa, sul distanziamento dei pensieri malati, e poi ho ripreso piano piano il mio rapporto con il cibo, perché era quella diciamo il punto principale, no, per uscire da questo problema. E, purtroppo è una malattia che non è capita ancora oggi. Ma il Ecco perché problema è bisogna. che è una malattia, è un non volersi bene. Sì, è un'autodistruzione, ma c'è sempre comunque un perché succede questo. Io ho avuto una carenza di affetto da bambina, ma non perché i miei genitori non mi volevano bene, Era lei soltanto che non che. lo riceveva. Esatto, sì, mio Ma padre senta, purtroppo era scusi, malato, quindi mia a mamma lo doveva seguire nei vari percorsi ospedalieri e io e mio fratello eravamo affidati ad una famiglia vicino. Io questa mancanza di affetto l'ho E sentita quella come un è tutta abbandono. mia, certo. Senta, ma a Certo. proposito di affetto, Sì. Alessandro De Gerardis era stato accanto nelle sue tribolazioni? Beh, ancora non ci conoscevamo all'epoca, però in È questo arrivata a cose momento è fatte lui, un grande eh? supporto per me, un grande supporto molto importante. È il mio punto Anche di perché ci si riferimento convive adesso. un po' sempre, no, Maria Vittoria? Ma sì. Esatto, Ci sì. si convive sempre, dice la Quadri, con questo tipo di malanni, no? Ci si continua un po' a convivere. A combattere. No. C'è il pericolo di ricaduta, questo sì, nei momenti, Questo è il nelle problema. situazioni magari un pochino più difficili che uno si trova davanti, perché la vita purtroppo ti porta a vivere delle situazioni più difficili in cui si può ricadere, però qui si mette in atto anche il percorso che uno ha fatto durante, no, la terapia, e quindi si rimette un'altra volta in discussione e affinché uno non possa più ricadere in questo problema. Io purtroppo di questi momenti ce ne ho avuti, ma sono stata brava a non Brava, cadere di nuovo insomma, nel tunnel della continui ad malattia. essere brava, eh? Esatto, e Mi bisogna lavorare raccomando, tanto su se stessi, questa è voglio la cosa ricordare principale. il suo libro, Il digiuno dell'anima, pubblicato appunto da Maria Vittoria Strappafelci.
Trappafecci? Esattamente, esatto, c'è sì. Anche una pagina Facebook omonima, proprio Il Digiuno dell'Anima, una storia di anoressia, la trovate su Facebook, qualora vogliate avere degli suggerimenti oppure avete magari qualcuno che ha questo problema, Maria Vittoria è lì e vi aiuterà, vi darà magari qualche buon consiglio. No, Maria Sono Vittoria. Disponibile. Anche perché io ho scritto questo libro per far capire che da questo problema veramente si può uscire e si può guarire, eh? Si può guarire da questo problema. Certo. E stiamo portando avanti questo movimento Non Siete Soli, un movimento nato per sensibilizzare questa tematica di cui non se ne parla mai abbastanza, nato in collaborazione con il cantautore Igor Novarotto ed Alessandro De Gerardis, appunto. Va bene, grazie. Non siete soli. Non siete soli. Sì. C'è una pagina Facebook. Non siete soli. C'è una pagina Facebook anche lì. Non siete soli. Il primo disco di oggi lo dedichiamo proprio a Maria Vittoria Strappafelci. Il libro, lo ricordiamo ancora una volta, Il Digiuno dell'Anima, una storia di anoressia. In questa canzone Vasco canta una disperazione, però poi capovolge questa disperazione iniziale lasciando spazio alla speranza che forse la vita non è stata tutta persa, no? Forse qualcosa si è salvato, forse non è stato poi tutto sbagliato, dice Vasco nella canzone. Il nostro augurio è che, come diceva Maria Vittoria Strappafelci, con la forza di volontà e un supporto medico si possa uscire da questo disturbo, il disturbo del comportamento alimentare. Salli, Vasco.